essenzialmente non ci sono gerarchie qui, nel senso che chi vedo bene durante la settimana lo faccio giocare, nel senso che alle volte si va anche a sensazione, nel senso può essere la partita di uno guardando gli avversari, può essere la partita di un altro, perciò alle volte puoi cambiare giocatore anche se è stato il migliore in campo magari la settimana prima perché ci sono delle esigenze diverse. Perciò dipende se dal discorso tattico, da come vedi i giocatori in questo momento e poi uno decide. Poi alle volte si indovina, alle volte no. Beh, purtroppo io spero di fare meno cazzate possibili. Cerco di fare il mio, ma cerco di farlo nel miglior modo. Poi sbagliamo tutti, sbaglio io, sbagliano i giocatori, sbagliamo tutti. Perciò alle volte fai le cose per bene, alle volte si può. Però io devo sempre fare con le cose che sono convinto, cioè io quando faccio la formazione sono convinto di quella formazione e io devo essere convinto di questo. Noi dobbiamo essere ordinati, fare le nostre cose bene in mezzo al campo perché lì è importante lavorare molto bene, soprattutto sulle linee di passaggio, dobbiamo essere molto bravi lì. E poi noi siamo una squadra che non è attendista, siamo una squadra che cerca di giocare a calcio. Io credo che sarà una bella partita perché tutte e due le squadre giocano a calcio, tutte e due vorranno far gol. Sarà una partita, secondo me, molto vivace da questo punto di vista. L'importante sono gli episodi, farli girare a proprio favore e curare molto i particolari. Io avrei continuato, per dire la verità, sulla scia dei risultati. La sosta è sempre un'incognita. Perché quando tu sei alla sosta cali il livello di tensione. Invece noi dobbiamo avere la tensione sempre alta e il mio compito è cercare di portare la tensione alta in questa settimana. E questo è l'importante. Non sbagliare l'approccio alla partita. Ma il pregio è una squadra che non molla, che in queste partite ha dato questa sensazione sia a Cremona che in casa con Livorno e questo è un aspetto molto positivo. Dove migliorare? Negli ultimi metri, l'ultimo passaggio, la conclusione, perché anche contro Livorno abbiamo avuto tantissime possibilità di chiudere la partita e non l'abbiamo chiusa e alla fine abbiamo rischiato grosso. E gestire meglio le partite. Qui dobbiamo migliorare sicuramente.